Buongiorno a tutti. Tempi duri per il volontariato in Italia in questi anni, ma ANPAS ci è abituata. Da più di 10 anni le proprie pubbliche assistenze sono di fronte alle problematiche che via via questa bella nostra Italia ci ha purtroppo riservato in termini di sofferenza, di dolore, di protezione civile, di disagio sociale e di situazioni che noi abbiamo cercato di precorrere, di aiutare i nostri associati, di aiutare le comunità e le istituzioni anche ad organizzare dei servizi. Siamo tanti, siamo impegnati da oltre 10 anni con oltre 100.000 volontari e insieme a Croce Rossa, Misericordie, rappresentiamo una parte rilevante di quel volontariato che svolge servizi importanti su settori sociosanitari che vengono oggi sempre più richiesti e verso i quali c'è un grande bisogno. Le differenze che ci sono all'interno dei vari servizi e la garanzia che noi diamo quando svolgiamo la nostra core di attività, che è quella dell'emergenza-urgenza, del 118, dei servizi sociali, dei servizi di trasporto per chi magari deve fare semplicemente una lastra e non ha nessuno che lo porta nella struttura dell'ASL. Ma facciamo anche altro, facciamo condivisione, facciamo cultura, facciamo protezione civile, una parte rilevantissima della nostra attività è su questi temi, ma soprattutto facciamo comunità, i cittadini e i cittadini attivi. Oggi abbiamo in qualche modo delle problematiche. Sicuramente quando si parla di salvare una vita, oggi c'è il rischio che questo venga confuso per un discorso politico-partitico. Anche nei nostri aderenti abbiamo avuto grosse discussioni quando abbiamo voluto rimarcare ufficialmente semplicemente i principi fondanti dello statuto del nostro movimento. Ed è importante, questo lo stiamo valutando proprio come esigenza di confronto, perché attraverso i social oggi si esprimono, e lo sappiamo, su tanti argomenti e questioni in modo molto aggressivo, in molto modo divisivo. Quindi quando ci sono aspetti divisivi, oggi davvero purtroppo c'è un bianco, un nero, c'è la denigrazione e lo sfottò per chi non la pensa come noi. Invece ANPAS lo è sempre stato e lo sarà un luogo di discussione. Quindi su questo senz'altro sarà importante approfondire e porre la posizione di ANPAS in modo sereno, in modo mai divisivo appunto e considerando quelle che sono le questioni, le varie attitudini, le varie anche vicinanze ideologiche diverse o differenze ideologiche diverse che ci sono nei nostri volontari. Noi vogliamo però essere sicuramente rappresentativi di chi vuole la coesione sociale. Una certa delusione ci è arrivata leggendo un articolo che è stato pubblicato sul Corriere della Sera nelle scorse settimane, dove Ipsos Pagnoncelli, in un contesto appunto divisivo che riguardava le problematiche riguardanti le ONG, evidenziava nelle risposte di questo campione di italiani un crollo conseguente e in coda dell'autorevolezza, della fiducia verso il terzo settore che nel passato, in precedenti indagini, evidenziava un 80% di condivisioni, facendole precipitare al 39%. Sicuramente tutto questo è legato alla tipologia di domande complessive di questo sondaggio e poi al fatto che si è parlato di terzo settore in un senso lato e non di attività diversificate, in particolare della storia del volontariato, che è l'elemento fondante del terzo settore che ha visto la crescita di strutture, di imprese sociali, di fondazioni, di altre strutture che, partendo dall'idea dei volontari, spesso si sono diversificate e gemmate. E quindi sicuramente questo aspetto va rimarcato e bisogna ricordare ciò che ha detto il discorso del presidente Mattarella, eccezionale, quello che l'Italia che ricuce da fiducia il volontariato è che sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri, doveri perché è importante nella coesione e nella convivenza civile. Io credo che proprio queste parole rivolte alla realtà di terzo settore del volontariato sono l'elemento che deve essere lo spirito della nostra attività di singoli volontari nelle nostre pubbliche assistenze, nelle strutture
dell'ANPAS, ma anche nel nostro confronto, che è sempre molto intenso, con Croce Rossa, con Misericordie, con altre reti associative con cui interlochiamo e con cui condividiamo i valori. Siamo presenti in diversi ambiti, recentemente anche a livello istituzionale stiamo discutendo molto di quello che è la complementarietà e l'utilità, non solo economica, ma di crescita e di capillarità, per esempio, del servizio 118, in un'ottica non di contrapposizione volontari e dipendenti, ma di complementarietà per un uso corretto delle risorse economiche in modo appropriato. Quando ci vogliono i professionisti, gli animatori, gli infermieri di area critica, si inserisce per dovere istituzionale lo Stato e le istituzioni, noi possiamo essere complementari sempre con una professionalità e una qualità dei servizi, non scontandole in questo senso, ma volendo sempre migliorare. Ma su questo l'interlocuzione è alta. Il problema più grosso è che siamo a mezzo rispetto alla legislazione del terzo settore, che a noi piace perché noi vogliamo la trasparenza, la correttezza, vogliamo far sì che chi si è inserito in un contesto che poi fa rovinare l'immagine complessiva venga eliminato. Perché a volte nel volontariato c'è il lavoro nero, c'è il lavoro grigio, in cui sono costrette persone che non hanno altre alternative e noi non vogliamo questo tipo di attività, a volte con connivenza delle istituzioni che per risparmiare chiudono gli occhi, le orecchie, il naso, si tappano il naso e non prendono coscienza di questa esigenza. Volontariato vero, insieme a collaboratori professionali, quando servono per integrare e rendere efficiente il servizio nell'ambito delle nostre attività dell'emergenza-urgenza, ma non solo, in tutti quegli aspetti delle sofferenze che in Italia ci sono per quanto riguarda anziani, disabili, bimbi, persone disadattate, che sono davvero purtroppo in crescita alla luce del quadro complessivo. ANPAS sta crescendo alla grande, noi stiamo facendo un lavoro che riguarda il codice etico, lo standard di qualità, le caratteristiche per cui un'associazione possa orgogliosamente ritenere di poter essere nella nostra grande famiglia, che vede un incremento e una continua richiesta di affiliazione anche alla luce degli aspetti che, seppur non completamente operativi, della riforma del terzo settore, dà alle reti di vicinanza, di aiuto per il territorio, non di sovrapposizione, perché a volte nel volontariato più piccolo c'è questa paura che le reti surclassino l'iniziativa locale. Noi vogliamo che continui e la vogliamo dal centro e attraverso le strutture territoriali facilitare il lavoro amministrativo, organizzativo, perché c'è questo aspetto. Per fare le cose bene, trasparenti, democratiche, secondo le regole, c'è un lavoro di, come si dice oggi, di back office, amministrativo, gestionale, che noi vogliamo, possiamo dare perché i volontari sul territorio possano soprattutto occuparsi degli altri, delle persone che ci stanno vicine. Siamo in crescita, vogliamo fare una selezione di qualità e crediamo di poter offrire come rete. È un ruolo che noi ci eravamo già dati da 10 anni a questa parte, quando abbiamo iniziato come Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, cioè una realtà di secondo livello che non sostituisce, ma aiuta, permette uno scambio di buone pratiche, di condivisione, di amicizia, di litigi, ma di stare insieme alle persone, in particolare ai volontari, perché fare volontariato è bello, volontariato vuol dire fare qualcosa che ci piace innanzitutto e lo facciamo soprattutto per chi ci sta vicino, per la nostra comunità, ma in un senso lato, non solo per la comunità dell'Italia, ma per la qualità della vita nel nostro mondo così sofferente e nel quale siamo di fronte a situazioni epocali che davvero necessitano una responsabilizzazione. Su questo siamo assolutamente d'accordo, che deve essere a livello ultranazionale, ma di condivisione di aspetti che se no ci travolgeranno e creeranno ulteriore disagio sociale e sofferenze. Per il futuro, ovviamente, noi siamo pronti. Ora siamo nel periodo estivo, ma le pubbliche assistenze rimangono, anzi, per i servizi che riguardano i viaggi, le vacanze, le problematiche che si pongono, perché purtroppo la sofferenza non va in vacanza, anzi, nell'anziano, nella persona sola può diventare un momento acuto in cui soffre ancora di più rispetto ai momenti più di attività, operatività, di presenza di servizi che possono garantirgli assistenza. E quindi
come sempre, io dico grazie a tutti i volontari, grazie a tutti gli amici, e dobbiamo noi come volontari rinfrancare, parlare con i nostri vicini, con i nostri amici, per rilanciare, e speriamo di poter così ottenere, ma lo abbiamo, al di là dei numeri e delle cifre che citavo di questa valutazione di riduzione di fiducia, di incrementare la fiducia, perché sarà un'opportunità in termini economici di sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma più in generale del nostro welfare, e quindi di poter creare migliori condizioni di vita nella nostra tutto sommato bella Italia. E quindi che dire a tutti i volontari, a tutti i cittadini, a tutte le pubbliche assistenze, ai dirigenti delle nostre associazioni, davvero buone vacanze, buona estate e soprattutto, come sempre, buona strada a tutti.